La scelta del festival è la tessera di un mosaico, perché la nostra intenzione, quella con cui ci stiamo misurando da quando amministriamo il territorio e anche la capitale, quindi da novembre del 2021, è quella di scegliere le politiche culturali, di istruzione e di formazione e tutti i linguaggi artistici come via attraverso cui cucire il territorio. Questo è un territorio enorme, è più grande di Milano nella sua estensione e ha al suo interno le storie più diverse, tutte le attività produttive, tutti i livelli sociali, molto eterogeneo e molto ricco. A nostro avviso i linguaggi artistici, la cultura, investire sulla formazione e sull'istruzione ci consentono di cucire tutto insieme, di dare identità e di dare riconoscibilità al territorio. Io lo dico sempre perché mi pare, diciamo, sintetico, che l'obiettivo che abbiamo è che si possa dire: ah, il nono municipio, non vedo leggere il nono municipio, ah, è quello dove c'è il festival della lettura e della letteratura, ah sì, è quello dove c'è la vaccheria e dove i giovani artisti, perché questa è la nostra intenzione, possono esporre gratuitamente e avere luoghi dove si produce, si propone e si possono proporre. Ecco, l'intenzione è questa, è un'intenzione ambiziosa, un po' alla volta ci arriveremo, ne sono sicura, perché siamo riusciti a fare delle cose impossibili che sono state rese possibili grazie al lavoro di tantissimi, degli uffici, delle persone, la passione civile di tanti, e quindi io penso che possiamo essere ottimisti e chiudere oggi la quarta giornata del Festival delle Letture della Letteratura, che abbiamo scelto di caratterizzare ciascun giorno con un tema diverso. Questo è il giorno del racconto delle donne, quindi di come le donne si raccontano, raccontano e sono raccontate. Proseguirà la giornata con la presentazione anche di altre opere, ma soprattutto con la premiazione di ragazzi e ragazze delle scuole superiori del territorio che hanno partecipato a un concorso e hanno dal loro punto di vista affrontato lo stesso tema. Quindi io naturalmente mi finisco questa brevissima presentazione dopo aver ringraziato Teheranno, che ha avuto la direzione scientifica di questa quarta giornata, e dopo aver ringraziato voi di essere qui. E vi cedo la parola, perché Ginevra Bonpiani presenteremo qui una delle ultime, ma particolarmente significativa. Abbiamo fatto un ragionamento con Tea sulle opere delle autrici da scegliere, immaginando una coerenza tra il percorso della giornata, e abbiamo pensato che questo fosse quello che era più coerente con l'impianto della giornata, e quindi Ginevra Bonpiani e Loretta che ci aiutano. Vi parlerete. Quindi do la parola, penso, a Loretta. A Tea, magari? A Tea vuoi. Grazie. È La penultima illusione. Questo libro mi ha fatto compagnia in tempo di Covid. Racconta un tempo di Covid e racconta una vita. Quello che mi ha emozionato leggendo il libro, all'inizio una cosa che non capivo: ci sono dei paragrafi che sono numerati, una volta c'è il 6, una volta c'è l'8, poi c'è 80, poi c'è, all'inizio non avevo capito, però poi non è spiegato ed è bello così, ma poi si capisce che sono le età che via via vengono richiamate. C'è una vita che viene raccontata, la vita di una donna. Dire straordinaria sembra retorica, però la vita molto 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 impegnata, avventurosa, spavalda di una ragazza che ha fatto nella sua vita molto spesso quello che ha voluto e che ha desiderato e ha scelto. Per questo La penultima illusione fa parte di questo mosaico che ha cominciato con Una donna può tutto di Rita Armeni, con L'angelo di Monaco di Fabiano, Mostruosa maternità di Romana, e Daniela Gambaro, insomma tutte storie di donne che rappresentano un femminile variamente sfaccettato e articolato. E quindi grazie a Ginevra Bonpiani di aver accettato. E grazie a Giuseppina Torregrossa, che è qui presente, perché il suggerimento di Ginevra è arrivato da Giuseppina, che racconta anche lei un femminile potente. Buon proseguimento.
Grazie. Io vado di là. Grazie, allora io mi avvicino un po' a Ginevra, siamo troppo lontane. Raccontano di donne questi libri, ma raccontano anche di uomini, voglio comunque rassicurare chi è interessato sul genere, perché insomma se non siamo troppo di settore rischiamo di cadere nel cesso opposto. Ginevra scrive: l'editoria era un universo comprensivo, l'universo della comprensione. Era o è ancora, le chiederò fra poco, ma siccome io credo che i libri siano, in quanto universo della comprensione, anche un po' come le ciliegie, nel senso che uno tira l'altro, ripensando alla penultima illusione e pensando di venire qui ad incontrare Ginevra nuovamente, come le ciliegie, un libro mi ha portato ad un altro e l'illusione, di cui poi Ginevra parla, mi ha portato invece a un altro sentimento nella mia memoria e nella memoria recente, quello dell'attesa. In questi giorni è scomparso Javier Marías, un grandissimo scrittore, uomo, ci perdonerà chi vuole la rassegna solo al femminile, ma non posso non ricordare Javier Marías, un grandissimo scrittore che ha scritto anche dell'intrigatissimo animo femminile, le sue contraddizioni, le sue luci, le sue ombre, le sue ombrosità, mi viene di dire così in questo momento. Nella Berta Isla, l'ultimo dei romanzi al quale, l'ultimissimo appena uscito in Italia, che porta invece il nome del marito di questa protagonista, Tomás Nevinson, raccontano questi ultimi due libri dell'attesa di un uomo che fa la spia e della donna che lo accompagna nella vita, che lo aspetta dal suo misterioso lavoro, lo aspetta tornare o non tornare. Perché mi viene in mente Marías? Perché quando parliamo di illusioni, Ginevra, forse anche quella dell'attesa può sembrare un contenitore pieno di illusioni. Vogliamo partire da qui? Forse lo devi accendere. È acceso? Sì. Grazie alla Presidente, grazie a te Aranno, grazie a Loretta e grazie alla mia amica Giuseppina Torregrossa, che mi ha fatto questo grande regalo di venire qua. Sì, certo che l'attesa è piena di illusioni. La parola illusione che uso in questo libro, ma poi che uso spesso nella vita, per me non è una parola negativa, non è una parola che parla di inganno, di delusione, di... No, per me l'illusione è il motore della vita. Penso che noi non ci svegliamo la mattina e non ci alziamo, ma magari svegliarci ci svegliamo, ma non ci alziamo se non abbiamo qualche illusione sulla giornata. E certo l'attesa è piena di illusioni, che non vuol dire che sia piena di inganni, vuol dire che ha un motore, cioè l'illusione è proprio il nostro motorino. E, che altro dire? Beh, posso parlare all'infinito, quindi ma mi libri fermo. In questo quanto ci aiutano a comprendere? Che cosa intendi quando scrivi che l'editoria è l'universo della comprensione? Beh, io ho insegnato per più di 20 anni all'Università di Siena e ho lasciato l'università nel 2000 e nel 2002 ho fondato con degli amici una casa editrice, una piccola casa editrice indipendente. E quindi in realtà, parlando dell'editoria, ho nella mente tutti questi anni di università e il confronto per me a favore dell'editoria. L'università dovrebbe essere un luogo in cui tutti concorrono a fare cultura, mentre l'editoria dovrebbe essere un luogo dove tutti rivaleggiano nel fare editoria. Ora io ho trovato nell'università un spirito di concorrenza insopportabile e anche molto duro,
mentre nell'editoria, dove eravamo tutti rivali, l'ho sentito molto di meno, l'ho sentito molto più una appartenenza comune, soprattutto nell'editoria indipendente, che come anche penso nelle librerie indipendenti, è un'editoria molto particolare, di persone coraggiose che non guadagneranno mai troppo, anzi guadagneranno poco e spesso non guadagneranno affatto, e che fanno questo mestiere per curiosità, per passione, per piacere, proprio per piacere. E non so perché questo non è vero nell'università, non è la mia esperienza perlomeno, è vero molto raramente. Quindi sì, ho trovato nell'editoria sì un universo comprensivo, nel senso che tutti cercano di capire il proprio tempo, perché questo fa un piccolo editore, un editore indipendente, di capire il proprio tempo. Ed è un mestiere questo, cercare di capire. E per una persona come te, ti interrompo perché credo che tu abbia tantissimo da dire, ma anche noi tantissimo da chiedere, che ha frequentato i libri sin da bambina nella casa di un editore indipendente come il padre in questo caso, no? E questa tua necessità di arrivare a raccontare la tua storia, c'è tanta storia privata in questo libro, in questo momento, in che cosa ci può aiutare noi lettori a comprendere il nostro tempo? Comprendere il nostro tempo adesso è difficilissimo, perché cambia ed è cambiato ultimamente con una velocità rapinosa. Negli ultimi molti anni, insomma negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni, ma comunque negli ultimi anni, c'è un po' la mania di chiedere il cambiamento. Siamo serviti, il cambiamento l'abbiamo avuto e ci siamo potuti accorgere che il cambiamento ha almeno il 50% di probabilità, secondo me l'80% perché sono una pessimista, di essere per il peggio e non per il meglio. Comunque il 50% ce l'ha di sicuro. Quindi chiedere il cambiamento mi è sempre sembrato un po' incauto. Penso che bisogna chiedere o sperare che qualcosa si trasformi in qualcos'altro, ma bisogna già avere in mente l'illusione di quello che diventerà, perché il cambiamento nudo e crudo non è, è appunto uno tsunami. Chi si aspettava il Covid? Chi si aspettava la pandemia? Noi no, in realtà i nostri governanti avrebbero dovuto aspettarselo, perché se ne parlava già da anni, ma non sembra che l'abbiano fatto. Ma noi non ce l'aspettavamo affatto, e di essere chiusi in casa, di non poterci parlare, di esitare quando vediamo una persona se stringere la mano o no. A me è capitato una persona anziana, quindi aveva stretto la mano già per molte volte nella sua vita, che non si ricordava come si faceva, non sapeva come mettere la mano. E chi lo aspettava? Che addirittura ci si salutasse dandosi delle gomitate, dei pugni, dei calci qualche volta. E adesso che improvvisamente ci mettessimo a fare la guerra alla Russia, forse tutti voi siete d'accordo per fare la guerra alla Russia, però la stiamo pagando carissima e la pagheremo ancora più cara. Anche questo chi se lo aspettava? Che un paese la cui Costituzione c'è il rifiuto della guerra la facesse con tanto entusiasmo. Cioè tutti questi cambiamenti, e il cambiamento digitale,
e il fatto che i ragazzi non potessero andare a scuola e il fatto che i bambini non avessero gli amici. Ma tutti questi sono dei cambiamenti, secondo me, in peggio, ma comunque sono dei cambiamenti molto forti. E riusciamo a capire che cosa sta succedendo, perché sta succedendo e a che cosa ci conduce tutto questo? Beh, se facessi ancora l'editore, certo, questo sarebbe il mio scopo principale, cercare delle persone che si fanno queste domande e che cercano di dare delle risposte. Ecco, c'è naturalmente tutta la forza politica in queste pagine, come sentite anche dalla voce di Ginevra, non può non esserci l'osservazione del mondo dalla sua, dal suo punto di vista, oltre che l'esperienza privata. E dicevo prima, è molto generoso questo libro nel raccontare, non solo nell'aprire archivi importanti di famiglie, di nomi importanti, ma anche gli archivi del cuore. Una delle parole che forse quasi inventa Ginevra nel raccontare della bellezza altrui è la parola impaesamento. Quando incontra chi, Ginevra? Quando la usi questa parola? Beh, una delle grandi novità del nostro tempo sono le migrazioni. E la scelta tra accogliere o non accogliere. Ecco, io volevo stare dalla parte di chi accoglie. E molte volte nella mia vita ho fatto dei gesti, anche dei gesti un po' forti, per scegliere da che parte stare. Ecco. E allora, per scegliere di stare dalla parte di chi accoglie, ho fatto un corso per diventare, un corso di 30 ore, per diventare tutrice di minori stranieri non accompagnati, cioè dei ragazzi che arrivano senza genitori, senza parenti, da soli, alla fine di viaggi spaventosi, e approdano sul nostro continente e con l'illusione, con molte illusioni, con moltissime illusioni, alcune delle quali vengono soddisfatte, la maggior parte no. Beh. E allora sono diventata tutrice e mi hanno affidato una ragazza somala di 17 anni e ho cercato, lei era arrivata nel nostro paese a 15 anni, dopo un viaggio di 2 anni, 14 mesi dei quali passati nelle prigioni libiche, e è stata 2 anni in Sicilia, poi scappata dalla Sicilia, lei è una fuggiasca di natura. E poi è arrivata a Roma e a Roma le hanno affidato una tutrice che ero io, e allora cercavo di fare il contrario dello spaesamento, questo l'ho chiamato impaesamento, di fare sì che non si sentisse completamente fuori casa qui. E allora sapevo da dove cominciare e ho cominciato da una cosa che per me è importantissima, ma che è importantissima per il nostro paese, per la nostra cultura, per il nostro continente, che è la bellezza. E allora volevo impaesarla nella bellezza e ho scoperto che è una cosa molto molto difficile da fare, e comunque il Covid poi l'ha bloccata. Cioè parlavi, mi raccontavi in un'altra occasione, del fatto di allevare gli occhi e il cuore alla bellezza, cioè anche banalmente andare a vedere una mostra. È così. Cosa che appunto col Covid non si poteva fare. È questo. Beh, non solo, girare Roma, vuol dire Roma, ce n'è tanta di bellezza. In un altro passaggio del libro c'è un'espressione molto forte
tu dici, in fondo qualunque cosa si crei è sempre un figlio. Adesso il vento forse c'ha qualcosa da ridire sul tema, ma perché secondo te la creatività è una forma di maternità? Lo dici più volte nel libro, non solo in relazione ad una figlia adottiva che magari può arrivare anche inaspettatamente. Beh, perché un figlio è qualcosa di molto intimo. Io non ho avuto figli, ma insomma più o meno mi faccio un'idea, mi sono fatta un'idea. Qualcosa di molto intimo che si allontana da te. E qualunque cosa uno faccia, se una cosa vera, importante e possibilmente bella, nasce dalle viscere, penso che Giuseppina sarà d'accordo, e nasce dalle tue viscere, ma poi se ne va, deve avere vita sua. E in questo senso tutto quello che fai penso che sia una forma di maternità. L'incontro con grandi scrittori e grandi scrittrici del Novecento, ti è capitato in questo davvero, come diceva Tea, di vivere una vita straordinaria anche da ragazza? Giravano per casa grandi nomi, no? Hai conosciuto da Calvino alla Morante, ho sbagliato? Sì, no, li ho conosciuti, ma non a casa mia. Voglio dire, sono due... In casa dei miei genitori, effettivamente, mio padre, essendo editore, insomma, essendo un intellettuale, giravano persone molto importanti, girava Aldous Huxley, Ionesco e così via. Ma non sono diventati miei amici loro. I miei amici li ho fatti dopo, fuori di casa. E chi erano? Beh, Elsa Morante, Italo Calvino, un po' Pasolini, Giorgio Manganelli, insomma poi sì, tanti veramente, sì. Giorgio Caproni, sì, tanti. Lo dici con tanti. Una delicatezza e una semplicità, come se fosse normale essere così circondati da persone che hanno lasciato così tanta storia scritta di sé e del proprio vissuto, del proprio modo di guardare le cose. Beh, il fatto, una cosa che dico sempre, mi pare, cioè una cosa che facilitava la possibilità di conoscerli era che c'erano. E adesso non ci sono. E quindi non si possono conoscere. C'erano, Elsa Morante c'era. E tutte le mattine a mezzogiorno, quando stava lavorando, andava a mangiare da Rosati. Ed era circondata da un nugolo di ragazzi e prima di Rosati andava a Piazza Navona a quello che chiamavamo il Bar Sciagura, perché era, attualmente non vi dico qual era, ma adesso è tutto cambiato, i bar di Piazza Navona, ma era un bar dove appunto arrivavano gli sciagurati e molti di questi sciagurati stavano seduti intorno a Elsa. E io meno sciagurata, ma molto fortunata come loro, stavo anch'io lì seduta accanto a Elsa, poi andavo Morante, poi andavo a mangiare. E, Calvino effettivamente l'ho conosciuto quando ero molto giovane nella casa di Lerici, perché conosceva i miei cugini Mauri. Però poi l'ho ritrovato con mio marito e siamo diventati amici e siamo stati poi amici più o meno fino alla fine. Giorgio Manganelli anche l'ho conosciuto perché mio padre alla Villa di Lerici ha dato una festa per il gruppo 63, non so se ve lo ricordate, era un gruppo letterario di avanguardia, soprattutto di protesta e di protesta contro la cultura che sembrava appunto una cultura molto formale, molto seduta, molto insomma
aveva alcune caratteristiche che allora sono sembrate dei difetti. E questo gruppo 63, che conteneva tanti scrittori come Sanguinetti, e uno di questi era Giorgio Manganelli, anzi era il più grande di tutti, il più meraviglioso, e l'ho conosciuto in questa festa. Però poi, siccome sono andata a stare a Roma, l'ho rivisto e siamo diventati amici, ed è stata una delle amicizie più straordinarie. Sì, che ma invece abbiamo avuto. È vero che Pasolini ti avrebbe voluta attrice in un suo film? Ma sì, Pasolini eravamo, sì, era tutto un gruppo di gente. Pasolini l'ho conosciuto a 16 anni, 17 anni, sì, quando mi hanno portata, i miei genitori mi hanno portata a Roma. E poi abbiamo continuato a vederci, stavo a Parigi, eccetera. A un certo punto mi ha telefonato e voleva che facessi una giovane, simpatica puttanella nel film Mamma Roma, cosa che io avrei fatto molto volentieri, ma mio padre naturalmente l'idea che facessi la puttanella non è possibile. Ha fatto il diavolo a quattro, insomma, me l'ha impedito. Per amor di pace, io già non vivevo in realtà in casa, più in casa, però insomma per amor di pace non l'ho fatto. Invece sì, mio marito sì, lui l'ho conosciuto mentre stava recitando per Pasolini nel Vangelo. Torniamo alle illusioni. Qual è l'illusione del momento per te personalmente? Devo confessare che in questo momento faccio un po' fatica a farmene. Che non succeda quello che sta per succedere. Non riesco a crederlo. Però qui piuttosto che un'illusione, sì, proprio più che un'illusione, beh no, non mi faccio questa illusione. Mi piacerebbe che queste elezioni non andassero come si dice che andranno, ma no, non riesco a farmi questa illusione. Illusione che la gente, i paesi, i popoli europei e occidentali capiscano che cosa sono le migrazioni, capiscano quanto siamo responsabili noi, sempre di più, delle loro fughe, quanto gli abbiamo reso impossibile vivere. E adesso facciamo gli schizzinosi. È un'altra illusione che non riesco a farmi. L'illusione che finalmente, dopo centinaia o migliaia di morti sotto tsunami, terremoti, tempeste, inondazioni, i governi decidano finalmente di occuparsi del clima, non mi faccio questa illusione. Veramente non so che illusione farmi, però una illusione ce l'ho. Ed è che nella vita e nella storia ci sono sempre delle sorprese. Che in realtà la vita e la storia non proseguono secondo un filo di continuità, ma con delle sorprese. Sì, spesso queste sorprese non sono delle belle sorprese, ma a volte sì, e quando l'orizzonte, il panorama è così cupo come adesso, io penso che una sorpresa avrebbe delle molte possibilità di essere una bella sorpresa. E devo dire la verità, che questo posto mi sembra una bella sorpresa. Per me è una bella sorpresa. Vero, vero, condividiamo. Beh, quindi sì, perché il Covid, come dire, ha fatto di tutto, ma non solo il Covid, per opprimere, schiacciare la cultura. E la cultura invece
secondo me, non è qualcosa che sta sopra la nostra testa, ma qualcosa che sta sotto i nostri piedi. Senza la cultura sprofondiamo. Abbiamo bisogno di questo zoccolo, di questa terra sotto i piedi, che è la cultura. E voi questo state facendolo, io vi ringrazio. Ginevra, che cos'è la libertà? Allora, naturalmente io non ho la risposta, ma l'ho avuta molti anni fa quando sono andata a lezione da quello che secondo me è stato il più grande filosofo, perlomeno il più amato da me, beh, il più grande non lo so. Il Novecento ha avuto tanti grandi filosofi, uno è stato anche mio marito, ma so comunque non se lo è, però sono tanti filosofi molto grandi. Ma quello che uno che io ho amato moltissimo, che si chiamava Gilles Deleuze, un filosofo francese, sono andata a una sua lezione e lui faceva una lezione su Leibniz e raccontava questa cosa. Diceva Leibniz, che è il filosofo della monade, in realtà è un grande filosofo della libertà, perché noi, certo c'è il determinismo, siamo determinati da tante cose, però abbiamo intorno a noi una piccola regione di libertà e il nostro scopo è quello di allargare questa regione di libertà. E faceva questo esempio. Io sono a casa mia e sto lavorando, sto scrivendo, sto studiando. Arrivano i miei amici sotto la finestra e mi dicono: dai, vieni con noi, andiamo a berci un bicchiere. Se io non ci vado, ma rimango in casa a lavorare, a fare quello che stavo facendo, allargo la mia regione di libertà. Questo secondo me è la libertà. Non facile. Ci sono domande? Avete voglia di chiedere qualcosa, sia che abbiate letto che ancora no, il libro? Tea, vedo che inforchi gli occhiali, vuol dire che ce l'hai lì una domanda di sottolineature e di orecchiette. Quasi peggio di me, Tea. Una preoccupazione anche materna nei suoi confronti, quando esce la sera, quando torna, dove torna, facendo riferimento però a una adolescenza e a una giovinezza sua di estrema libertà. E allora è questa la cosa bellissima di questo libro, che c'è un presente difficile ed è il presente della ragazza che in qualche modo va anche educata alla storia, bellissimo il letto che è il rifugio di entrambe. E una sta con la matita e col foglio, l'altra sta col computer. È il tentativo di raccontare la storia con la S maiuscola. E quindi quello che le chiedo è, questo quanto poi, visto che qui Loretta ha detto si sono aperti gli archivi del cuore, di questo rapporto con questa ragazza, quanto è stato riportato sul libro o quanto di difficile, difficile anche da raccontare è rimasto fuori? Quanto è stato difficile scriverlo questo libro? No, del tempo che ho raccontato non credo che molto sia rimasto fuori. Ho cercato di dire le cose più importanti.
No, non ho lasciato fuori, ho lasciato fuori tante cose mie, ma di questo rapporto non ho lasciato fuori deliberatamente. Sì, certo, vuol dire anche ho lasciato fuori anche delle cose intime sue, però penso che ho cercato di raccontare l'essenziale, se si riesce a raccontare l'essenziale di un rapporto affettivo, perché è un rapporto affettivo che si è creato, poi appunto è venuta a vivere a casa mia e tuttora, come dire, non ci sta, ma la sua casa sarebbe casa mia, poi non ci sta, sta sempre in giro. E mi manca molto del resto quando non c'è. E quindi penso di aver raccontato, beh sì, anche i nostri dialoghi, per esempio, dialoghi su Dio, su tante cose. E il tentativo, ho cercato di raccontare il tentativo